Benvenuti, sono Matt e Mars e siamo qui a Warframe. Dopo tanto che non lo portavo sul canale, mi sembra, se non mi sbaglio, 3 settimane. Anche perché sono andato a vedere perché non me lo ricordavo. Quindi, 3 settimane, dai. Allora, oggi vi voglio presentare Zephyr. Si chiama Zephyr lui? Sì, boh, che ne so. Io lo chiamo il piccione viaggiatore. Quindi, oggi vi presento il piccione viaggiatore. Allora, la prima abilità, Tailwind, crea un'onda di energia che spinge Zephyr in aria, danneggiando ogni cosa che essa tocchi. Esso, anomo? Essa tocchi, esso tocchi. Esso, si dice esso tocchi? Anomo? O una donna, boh. Ok, allora, salta, praticamente salta, lui salta. Dive Bomb. Zephyr si scaglia contro il terreno creando un'esplosione al contatto. Però se corre già lui sta a contatto con il terreno, come fa a scagliarsi contro il terreno se già sta con i piedi sul terreno? Non lo so. Va, Turbulence crea uno scudo d'aria intorno a Zephyr riflettendo i proiettili in arrivo. Questo potrebbe essere buono. E Tornado, Zephyr crea molteplici e letali Tornado. Questo potrebbe essere carino. Tornado, allora. I primi due mi sembrano che fanno abbastanza brutti, perché sto per dire che facevano cacare, ma cacare non si può dire. Quindi fanno abbastanza brutti, è più corretto. E il Turbulence potrebbe essere buono, il Tornado potrebbe essere carino. Quindi andiamo a vedere sto piccione viaggiatore cosa fa. Quindi oggi, per non sapere né leggere né scrivere, nemmeno tanto parlare l'italiano, direi che mi piacerebbe fare una noce di cocco void. E direi di fare un neo. Famor neo. Per me una vale l'altra, perché tanto ragazzi, se non ricordandomi quello che ho, quello che non ho, io vado a caso. Poi tanto quando ti viene il premio ti viene scritto se ce l'hai o non ce l'hai. Quindi al secondo, poi tanto vabbè. Alla fine prendo sempre quello che non mi ci vuole e quello che mi ci vuole lo lascio sempre. Ok, ragazzi. Oh, che bello queste missioni stealth. Sono proprio le missioni che a me non riescono in assoluto. Anche se in realtà il personaggio sarebbe adatto, perché questo è un personaggio, da quello che ho capito, stealth. Ma per me, anche se mi danno un fantasma che non si vede e non si sente, non ce la farei. Poi è già stato attivato l'allarme, che credo questo. E stealth, zitta, 3 ore che chiacchieri! Stai zitta, mi fai parlare? Sì, ma non ti leggo nemmeno, non so leggere io, non so l'italiano, non so leggere. Sono in garante. Ho fatto la prima asilo e basta. Oh. Allora. E ragazzi, queste missioni qui non le so fare, non mi piacciono. Le disconosco completamente. No, guarda casino. Poi dice perché sono all'allarme? Ancamento di grado 10, ottimo. Ma io gli ho sparato qua, eh. Quanti colpi vuole? Ecco. Finito il casino. Non si è attivato l'allarme. Allora, io direi di provare lo scudo. Quanto dura? Ma 10 secondi dura, ma che schifo. Ma solamente 10 secondi. Io ragazzi vado così un po' a casaccio, perché tanto questi non ho più l'abilità di un tempo, benché l'abilità di un tempo non era grande cosa, però adesso sono proprio. Allora, abbiamo visto che praticamente lo scudo dura 10 secondi, quindi mi sembra un po' inutile. Aiuto. Poi anche la resistenza sua, lo scudo suo è abbastanza bruttarello. Andiamocene. Forza. Ecco, bravo, mi manda una mano perché qui mi stanno a menare. Ora, se riesco a prendere un po' di energia. Dov'è? Magari.
provo quella di tornado, che dovrebbe essere forse l'unica carina. Ah giusto, bisogna prendere anche le tacce void per aprire le noci di cocco, non lo sapevo. Cioè non lo sapevo, non me lo ricordavo. Apri? Apri? No, carica, apri! Alarms have been reset. E apri, no, il maledetto. Chi è? Ah, io, ma che devo? Ma non c'era nessuno, come ho fatto? Ah, grande, grazie. Mi scusi per il disturbo. Perché non... Ah, abbiamo finito? Bene, grazie. Ragazzi, e dire che io ci ho giocato a questo gioco, perché c'ho forse 300 ore, no, ma 200 e qualcosa ce l'ho, quindi... Mi fai volare un po'. Oh, guarda come sono bellino quando volo. Yuhu. Allora, non è servita niente. All'età ci vuoi, 8. 9. Non apro neanche la noce di cocco. 10. 10. Diamo un 10. Ok. E possiamo andare dopo questa bella figura. Ah, il tornado. Aspetta. Fatemi tornare per il tornado. E non c'è più nessuno. Ma questo che fa? Vola? Come vola questo? Oh, aiuto! Voglio il tornado. Ah, ma così? Basta? Ne ha fatto uno. Ma chi è questo? Guardate grande questo che mi... già due volte che mi salva, vai. Buia, grazie buia. E prendiamo questo calcio. La ringrazio signor buia. Io ho scelto? Andiamo? Ragazzi, missione stupenda, ragazzi, il mio contributo è stato essenziale. Se io non avessi fatto tutto quello che ho fatto, qui nessuno sarebbe uscito vivo. Quindi. Comunque ragazzi, non lo so, mi stupisce. Vabbè, io sono leggerissimamente incompetente, cioè sono diventato leggerissimamente incompetente dopo 3 mesi di... Sono diventato sobrio praticamente dopo 3 mesi di astinenza. E però Tenno, you are here to infiltrate data vaults and retrieve highly sensitive enemy information. Void fishers. Anche cioè la protezione dura 10 secondi. Un'altra volta online, basta con questo online, non me lo vado a poppa, non posso. Prendo. Facciamo finta di essere lenti, che arrivo dopo. Fingiamo che non... che è il personaggio che è lento, ma che sono io. E questo ha praticamente la caratteristica che quando salti ci metti 3 ore ad atterrare e non atterri mai dove vuoi. Ecco, questa è la caratteristica. Guardatelo, fammi atterrare qui! Basta! Ecco, ok, quindi... Forse questo non è un personaggio per me, per le mie attitudini. Ok, l'ho fatto lui. No, fatto. Buonasera. Oggetto non identificato, così è gratis. Grazie. Ah, ha già risolto lei, mannaggia, stavo arrivando. Per un soffio, guarda. Avevo un soffio, facevo tutto io. Ecco, io intanto prendo quello che c'è da prendere. Ok. Mi raccomando ragazzi, prendete esempi da me su come, anzi, se volete faccio anche dei corsi online su come si gioca a Warframe, perché insomma vedete che ho una certa dimestichezza che a non tutti è consentito, perché insomma una certa abilità
E guardate che stile, non è da tutti. Guardate, arrivo, è già tutto fatto, è già tutto pronto. La seconda abilità, cosa serviva? Non sono con questo, non sono idoneo. Praticamente non ho ancora sparato un colpo. Ok, fatto tutto, ragazzi. Chi è? Guarda lì, guarda se non c'ero io. Guarda se non c'ero io. Arrivo, ragazzi. Guardavo. Uno solo ne fa, io pensavo che fosse tipo una decina. Ma dove vai? Cioè, praticamente lui spara un vortice che va dove gli pare, ne spara uno solo, che con uno solo praticamente non c'è per niente, e poi va dove gli pare. Non è che va contro qualcuno o elimina, cioè va così a caso. Ora, a parte la mia abilità, ma non è un... Ecco, questi mi hanno visto adesso per la prima volta. Dice, questo che era con noi? Sì, era con voi. Allora, mi manca tutto qua. Soma Prime. Babraton Prime, non so cosa mi manca. Cos'è il Soma? Ma vediamo le... Non so manca cos'è il Soma. Proprio un Prime Cannon. Vabbè, ragazzi, comunque direi di concludere qui questa... Non saprei come definirla, questa. Lasciamo. Questo mi verrebbe da dire una brutta parola, ma è meglio lasciare le cose come stanno. Quindi, ragazzi, spero che comunque vi siate divertiti. E ci vediamo alla prossima, come sempre iscrivetevi, lasciate like, commentate, che mi fa piacere parlare con voi, ci vediamo alla prossima, ciao!